Un ben ritrovato ai nostri cari telespettatori. In Brasile è ormai tutto pronto per i mondiali di calcio. Sarà proprio la nazionale carioca a dare il primo calcio di inizio, affrontando questa sera alle 22 allo stadio Maracanã la Croazia. L'Italia scenderà invece in campo sabato a mezzanotte contro l'Inghilterra. In tutta la nazione tricolore ovviamente l'attesa è grande, maxi schermi un po' ovunque per poter seguire i nostri calciatori anche nei bar o in piazza, mentre i nostri studi di Milano di 7 Gold si stanno preparando con tutta una serie di dirette e noi al ritmo di Forza Azzurri sentiamo il servizio che ha preparato De Vinci. Finalmente ci siamo, lo abbiamo aspettato con impazienza per 4 anni e adesso è arrivato. Inizia il mondiale di calcio, stasera alle 22 si comincia con il Brasile, che è la nazione ospitante. Giocherà contro la Croazia nella città di San Paolo. Il mondiale di calcio è uno dei pochi momenti in cui l'Italia diventa veramente un paese unito, sotto un'unica bandiera e con un unico colore negli occhi, l'azzurro. Persino la Gazzetta dello Sport oggi ha abbandonato il suo classico colore rosa ed è uscita in edizione speciale colorata d'azzurro. Un mese in cui tutti insieme balleremo sul mondo, a dimostrare che siamo sempre grandi, che almeno nel calcio, come abbiamo fatto più volte, abbiamo tanto da dare e da insegnare. L'Italia avrà il suo primo incontro sabato sera, a mezzanotte, contro l'Inghilterra. Intanto gli azzurri hanno ricevuto anche il saluto del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che in una lettera pubblicata sulla Gazzetta ha voluto inviare un messaggio alla squadra. Sappiamo che quest'anno in Brasile la competizione sarà particolarmente dura. Nessuno può coltivare l'illusione di facili successi. Quello che vi chiediamo è di giocare con intelligenza, dignità e onore, sempre nel rispetto dei valori dello sport. Mettetecela tutta, mettiamocela tutta. Anche noi di 7 Gold ce la metteremo tutta con il nostro programma Diretta Stadio Speciale Mondiali. Saremo in onda tutte le sere dalle 22.45 a mezzanotte e mezza o quando sarà il caso dalle 20.30 alle 23.15. A condurre il programma Giovanna Martini e Francesco Bonfanti. A partire dalla seconda partita dell'Italia si trasmetterà in diretta dal locale Fabbrica del Vapore di Milano, allestito con un maxi schermo di 50 metri quadrati. Bene, noi ci siamo e speriamo in bene. E adesso invece la cronaca, la mafia aveva allungato le mani su un'azienda orafa di Valenza, rilevando una ditta in fallimento. Tra i soci della Global, posta sotto sequestro dalla magistratura piemontese, nomi di rispetto della famiglia dei Corleonesi. Franco Capone. Un'azienda che commerciava oggetti di oreficeria, la Global Trading SRL di Valenza, è stata posta dal Tribunale di Torino sotto tutela giudiziaria. Il provvedimento dei giudici è scattato dopo le indagini e la richiesta del procuratore aggiunto di mettere in amministrazione giudiziaria sequestro anticipato, perché controllato da soggetti, si legge nel provvedimento, che gravitano nell'ambito della criminalità organizzata di tipo mafioso che condizionano la vita sociale. Fin qui il provvedimento dei magistrati del pool antiriciclaggio della Procura torinese, che lavora strettamente sulle azioni in Piemonte dell'Andrangheta e di Cosa Nostra. Le indagini sono partite il 7 ottobre del 2009, quando la Global, da un paesino in provincia di Bologna, si trasferì 5 mesi dopo di fatto a Valenza, rilevando l'affitto del ramo d'azienda della Valeria Gioielli, che si trovava in fase di scioglimento e liquidazione. Ed è qui i primi dubbi e l'attenzione dei magistrati, che giorno dopo giorno riescono a raccogliere informazioni utili all'inchiesta ormai ufficialmente avviata e che fa registrare tra i soci nomi noti nelle inchieste di mafia. Tra questi c'è anche la Giordano.it, SRL con sede a Milano, di Antonino Bonura di Alcamo in provincia di Trapani, residente a Cinisello Balsamo, ritenuto uomo di rispetto legato alla cosca dei Corleonesi. Ma c'è di più: tra gli amministratori unici della Global c'è stato per un certo periodo, a cavallo del 2012, un certo Vincenzo Aceste, nato anche lui ad Alcamo con precedenti e pendenze penali per traffico di droga. Nell'operazione Crimiso viene indicato come l'autista di Bonura.
La notizia, l'ombra della mafia su Valenza, è apparsa questa mattina su un quotidiano nazionale, ma non ha però colto di sorpresa i vertici delle forze dell'ordine della provincia Alessandria, carabinieri e polizia, né tantomeno il sindaco della città di Valenza, Sergio Cassano, che sapevano dell'inchiesta. Nulla però è mai trapelato, solo per rispetto al riservo delle indagini svolte dagli investigatori e dagli inquirenti. Oggi il neopresidente della regione Sergio Chiamparino incontrerà a Roma il sottosegretario del Rio e inizierà ad affrontare i vari temi caldi del Piemonte, a cominciare dai trasporti. All'appello mancano 150 milioni, senza i quali servizi fondamentali come il trasporto ferroviario rischiano di essere cancellati. Carla Ruffino. I trasporti sono il primo dossier che il presidente della regione, Sergio Chiamparino, affronterà nel pomeriggio a Palazzo Chigi nel colloquio con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Graziano Del Rio. A quest'ultimo Chiamparino chiederà di sbloccare i 150 milioni di fondi europei che la precedente giunta aveva dirottato sui trasporti, ma che il governo nazionale non ha ancora autorizzato a usare. Si tratta di risorse fondamentali, senza le quali c'è il rischio concreto che una parte dei servizi locali, compresi quelli ferroviari, subisca riduzioni e cancellazioni, un'eventualità che il nuovo presidente del Piemonte vuole naturalmente scongiurare. Ma non ci sono solo i trasporti. L'elenco di lamentele che i direttori dei vari assessorati hanno presentato al neopresidente, dalla sanità all'ambiente, è lungo, e così Chiamparino intende aprire un canale diretto con il governo per segnalare tutti i problemi della regione. Con il sottosegretario parlerà anche del piano di rientro dal deficit sanitario, le azioni messe in campo dall'ex vicepresidente Gilberto Pichetto, oggi all'opposizione, e dall'ex assessore alla sanità Ugo Cavallera hanno evitato il commissariamento da parte del Ministero, ma i piani operativi sono oggetto di una verifica mensile da parte dei ministeri. Per tornare al capitolo trasporti, poi, è in corso un durissimo contenzioso fra Trenitalia e la Direzione Regionale dei Trasporti. La società del gruppo FS, infatti, vanta nei confronti della regione crediti per 100 milioni, ma gli uffici hanno contestato queste cifre. Un'altra patata bollente, dunque, che il presidente dovrà affrontare, magari decidendo di riaprire le gare per cercare nuovi gestori del servizio. E saranno intanto interi giorni di fuoco, non solo per il caldo che fortunatamente è agli sgoccioli, ma anche per gli automobilisti che dovranno fare i conti con tutta una serie di sciopero dei gestori degli impianti di carburante in lotta contro il continuo aumento delle accise che li obbliga ad aumentare il prezzo dei rifornimenti con conseguente calo dei consumi. Ieri sera all'Ascom di Alessandria, la Figice e i gestori degli impianti si sono ritrovati attorno a un tavolo per organizzare la serie di astensioni che inizieranno sabato a partire dalle 7 alle 19.30 e si protrarranno sino a martedì 17 giugno, quando verranno chiusi i self-service, obbligando gli automobilisti a rifornirsi tramite gestore, quindi senza poter usufruire di alcuno sconto sul prezzo della benzina. Sempre martedì, poi, dalle ore 19.30 fino a giovedì 19 giugno, sciopero degli impianti di rete ordinaria. Astensione dal lavoro anche nelle aree autostradali, dalle ore 22 del 17 giugno fino alle 22 del giorno dopo. Ma i disagi per chi si sposta in macchina non finiscono qui, perché dal 21 al 28 giugno non verranno accettati pagamenti tramite carte di credito, bancomat e altre carte petrolifere, mentre su tutta la rete ordinaria saranno sospese anche le campagne promozionali e quindi i bonus sconto presso tutti gli impianti. La lunga protesta avrà il suo culmine mercoledì 18 giugno con la manifestazione nazionale prevista a Roma. E se a causa dello sciopero dei carburanti a qualcuno venisse in mente di prendere l'autobus, sappia che il 23 giugno il trasporto pubblico locale si fermerà per 8 ore a causa della mancata risposta da parte della prefettura di Alessandria sulla richiesta di un incontro che dovrebbe vedere presenti i sindacati di CGIL, CISL, UIL e Trasporti, proprio per discutere sul futuro dei lavoratori. Intanto, lunedì prossimo in ATM ci sarà una nuova riunione per decidere la prosecuzione della cassa integrazione in deroga proprio in questa azienda.
Il polo chimico di Spinetta Marengo è stato enormemente contaminato dai rifiuti degli stabilimenti industriali, l'ha detto Riccardo Ghio, pubblico ministero, al processo in corte d'assise a 8 dirigenti di Ausimont e Solvay nella prima parte della sua requisitoria. La concluderà mercoledì prossimo. Emma Camagna. Ci sono tutte le premesse per chiedere la condanna degli 8 dirigenti Ausimont e Solvay Solexis accusati di avvelenamento doloso delle acque. Lo si deduce dalla prima parte della requisitoria pronunciata in corte d'assise, la seconda e finale mercoledì prossimo, dal PM Riccardo Ghio, a dire del quale i giudici devono rispondere a semplici domande, cioè l'acqua è contaminata, è avvelenata, è pericolosa per la salute? 3 sì per l'accusa, e quindi la causa penale tutto sommato è semplice e le tante udienze hanno confermato il teorema accusatorio. La situazione è stata scoperta nel 2009, ma era nota dagli anni 90, senza contare che l'inquinamento risale a decenni prima e l'unica bonifica attuata, se di bonifica si può parlare perché in realtà non è stata fatta, consiste nella messa in atto di qualche pompa inefficace a contenere l'inquinamento, ha detto fra l'altro il PM. L'accusa è avvelenamento e questo c'è stato perché non si avvelena solo quando si causa un evento mortale, basta che sussista un pericolo per la pubblica incolumità, e c'è avvelenamento quando si mettono sostanze inquinanti o veleni nell'acqua, e questo è avvenuto. E per il PM la responsabilità non è solo di Ausimont ma anche di Solvay, che ha assunto il comando del polo chimico nel 2002, e da allora ad oggi la situazione non è certo migliorata, per la verità è peggiorata, perché è emerso da documenti esibiti in udienza prima che la parola passasse a Ghio, i valori del cromo in falda sono raddoppiati rispetto agli anni precedenti, erano di 8.300 microgrammi al litro, sono passati a quasi 16.000 e la contaminazione continua. È mancato persino quel minimo di sensibilità ambientale che avrebbe dovuto indurre a realizzare una pavimentazione in grado di evitare la percolazione dei rifiuti industriali. Il cromo aveva raggiunto il primo piano dello stabilimento, ha detto Ghio, che ha parlato di una enorme contaminazione. Lavori in corso ad Alessandria, nella zona dove sorgerà il ponte Meyer. Ieri sono stati posati i cartelli di avviso di modifica della viabilità ed è iniziata la demolizione dello spartitraffico centrale di Lungotanaro. Alessandra Della Ca. Ponte Meyer avanti tutta. Chi si è trovato a passare da Lungotanaro San Martino e Piazza Gobetti ad Alessandria, ieri ha constatato che è iniziata la posa dei cartelli di avviso di modifica della viabilità in questa zona interessata dal cantiere del Ponte Meyer. Entro domani verrà completamente demolito lo spartitraffico centrale di Lungotanaro. La nuova viabilità prevede l'occupazione parziale di Piazza Gobetti sul lato di via Toscanini e il restringimento dello spalto a 3 corsie di transito, 2 nella direzione Palazzetto dello Sport, 1 nella direzione Largo Catania, per un periodo di circa 7 mesi. Nella notte verrà poi posata la segnaletica verticale, opportunamente coperta, mentre in quella successiva, tra il 13 e il 14 giugno, verrà realizzata la segnaletica orizzontale, le corsie e la posa delle luci di sicurezza. Ancora, da sabato 14 a venerdì 20 giugno, si procederà alla cantierizzazione della porzione di Piazza Gobetti interessata dai lavori, circa la metà, e l'ampliamento del cantiere dell'area di spalla destra del ponte. Sono previste inoltre brevi interruzioni del traffico per permettere lo spostamento delle travi dall'area di assemblaggio del ponte che sorgerà in sostituzione dell'ormai abbattuto cittadella. L'opera costerà circa 18 milioni di euro. Per il 7 e 8 luglio è prevista la visita al cantiere di 3 associati dello studio Meyer per la verifica delle campionature e dei prototipi in scala. Gli esperti si recheranno anche presso il cantiere Cimolai di Pordenone per il controllo delle componenti in acciaio.
È già al lavoro il neo sindaco di Novi Ligure, Rocchino Mulier, che fra i primi argomenti che sta affrontando ha dato priorità al Terzo Valico. Sentiamo Enrico Maria. In campagna elettorale, il nuovo sindaco di Novi Ligure, Rocchino Muliere, ha tracciato quelle che sarebbero state le posizioni della sua giunta sul Terzo Valico. L'obiettivo è garantire ricadute positive su Novi e su tutto il Novese, l'aumento di permeabilità della linea ferroviaria grazie alle opere compensative, l'eliminazione del traffico pesante di scorrimento in direzione Genova-Ovada attraverso la realizzazione della tangenziale di Novi e l'aumento di capacità residua sulla linea storica e la conseguente ottimizzazione del servizio ferroviario regionale e poi ancora il rilancio occupazionale per il territorio con l'impegno di maestranze locali. Inoltre, l'eliminazione dello shunt per Muliere consentirà la riprogettazione del nodo ferroviario novese per il rilancio di Novi San Bovo, il raddoppio della linea Novi Tortona, la riqualificazione della stazione novese e l'ulteriore mitigazione ambientale tramite l'abbassamento della livelletta nel Basso Pieve. Proseguono intanto, cambiando fronte, le iniziative del movimento NOTAV Terzo Valico. Nei giorni scorsi, infatti, come si può apprendere dal loro sito internet, è terminata la raccolta di firme in favore di Claudio Sannita, perché il militante del movimento possa ritornare nella sua arquata, dove ha sempre svolto la sua attività e dove abita la sua famiglia. Su Sannita, lo ricordiamo, grava la misura cautelare del divieto di transito e dimora nei comuni di Arquata, Serravalle, Novi, Pozzolo, Gavi, Carrosio, Voltaggio e Fraconalto. Le firme raccolte in suo favore sono 1011. Mentre per quanto concerne le manifestazioni, ve ne sono già due in programma. La prima si terrà domenica 15 a Tortona con una biciclettata NOTAV con ritrovo in Piazza Duomo alle 9.30. La voce di chi invece non vuole l'opera poi tornerà a farsi sentire sabato 21 giugno al presidio NOTAV Terzo Valico di Radimero ad Arquata. E c'è invece attesa per questa sera a Dovada, dove è previsto il primo consiglio comunale della nuova era firmata dal primo cittadino Paolo Lantero. Bruno Mattana. Questa sera si riaccenderanno le luci dell'aula consigliare di Palazzo Delfino a Dovada per ospitare il primo consiglio comunale scaturito dalla recente consultazione elettorale vinta dalla lista Insieme per Ovada. Verranno espletate tutte le formalità per dare alla nuova giunta e al nuovo consiglio comunale l'ufficialità operativa. Possiamo anticipare quali saranno le deleghe che il neo sindaco Paolo Lantero ha scelto di affidare ai 5 componenti della sua giunta. Giacomo Pastorino avrà la responsabilità del bilancio e delle attività economiche, quindi agricoltura, artigianato, commercio, turismo, nel senso ampio dell'integrazione del marketing territoriale. Sergio Cappello si occuperà di lavori pubblici, servizio idrico integrato, viabilità. Simone Subrero, già assessore nella giunta uscente, avrà la titolarità per igiene ambientale, trasporti, assistenza, casa, integrazione sociale. Maria Grazia Di Palma metterà a frutto l'esperienza di architetto per occuparsi di urbanistica associata a pubblica istruzione e formazione professionale. Roberta Pareto si occuperà invece di partecipazione, pari opportunità, cultura, manifestazioni ed eventi. Il sindaco ha mantenuto le deleghe per sanità, protezione civile, personale e ambiente. Queste ultime, sottolinea Lantero, verranno da me trattenute formalmente, ma a livello operativo ne saranno responsabili alcuni consiglieri. Non è un caso se nel pacchetto c'è anche l'ambiente, che permetterà al neo sindaco di essere presente in prima persona alle prossime scelte per dare risposte concrete anche ai numerosi problemi di funzionalità e di immagine della città, legati spesso alla carente manutenzione. Dopo le linee programmatiche espresse dal neo sindaco, si conosceranno anche i nomi dei dirigenti di alcuni enti comunali di primaria importanza. Sarà anche l'occasione per testare l'atteggiamento della nuova minoranza, tra le componenti, ma non ci sarà però Emilio De Lucchi, candidato sindaco per la lista Supercivica Essere per Ovada, che ha conquistato oltre il 16% dei voti. La sua presenza tra le opposizioni era stata in forza fin da subito, in quanto De Lucchi è direttore del Consorzio Servizi Sociali, quindi c'è incompatibilità tra i due ruoli. Ben diversa sarebbe stata la questione se De Lucchi avesse ricevuto dagli elettori l'investitura di sindaco, con la conseguente rinuncia da parte sua dell'incarico di direttore consortile. I giuristi cattolici alessandrini hanno discusso sulla delicata tematica del termine della vita. Dal dibattito è emerso che si può agevolare ma non procurare la morte. Le interviste.
testamento biologico e scelta finale della vita, cioè la morte imposta o agevolata. Se ne è parlato in un convegno organizzato dalla sezione alessandrina dell'Unione Giuristi Cattolici. Uno dei relatori, il professor docente universitario, il professor Michele Ramini. Abbiamo detto, riaffermato la necessità di rispettare la vita fino al suo termine naturale e che il testamento biologico è uno strumento che non serve a migliorare la qualità della vita, perché comunque bisogna affidarsi. Allora la cosa importante è che la società produca persone affidabili. I medici devono essere persone affidabili, i parenti affidabili, e quindi il malato si deve lasciare accompagnare da queste persone con fiducia. La dottoressa Gabriella D'Amico dirige l'hospice, il centro dove vengono accolti i malati terminali. Come vive lei questa esperienza? Che cosa può dire, cosa consigliare? Beh, come ha detto già il professore, il rapporto di fiducia è fondamentale e quindi il consiglio è quello di esprimere il più possibile questa fiducia reciproca in un rapporto di assoluta idoneità, di competenza dei saperi, ma anche con la disponibilità della cura più giusta a disposizione del paziente. Venire all'hospice non vuol dire soltanto venire a trascorrere gli ultimi giorni della vita, ma vuol dire trascorrere con dignità un momento importante della propria vita, che non è necessariamente soltanto quello terminale, ma anche un momento di supporto alla famiglia che non riesce a gestire la situazione clinica a domicilio. Quindi stare vicino al paziente vuol dire stare vicino alla sua realtà umana, condividere la sua esperienza di malattia insieme ai suoi familiari. Perché questo convegno? La risposta al presidente dell'Unione, Andrea Caracci. Ma allora, tra i fini statutari della nostra associazione c'è quello di favorire il dialogo delle idee, il dialogo tra il pensiero laico e il pensiero cristiano. Quindi, come 2 anni fa ci siamo confrontati sul tema del divorzio breve, quest'anno abbiamo deciso di affrontare il tema del fine vita, perché sicuramente è un tema molto complesso, ma sul quale è bene che si trovi comunque un punto di incontro comune per sviluppare poi da quel punto di incontro un discorso che sia completo e che abbracci la complessità della persona umana. Tra poco con Gianluca Ardiani la pagina sportiva, poi le previsioni del tempo e la rubrica delle notizie utili. Grazie per averci seguito, arrivederci. Il Dertona Calcio ha festeggiato i 106 anni della fondazione, datata 1908, che ne fanno una tra le società più antiche nel panorama calcistico nazionale. 106 anni di storia e tradizione, vissuti sempre con una passione, un legame di identità tra squadra e città, difficili da ritrovare anche in contesti con squadre che vantano un maggior numero di tifosi. La manifestazione, titolata emblematicamente Leoni per sempre, è stata organizzata dal gruppo Noi siamo il Dertona, sempre attivo sul fronte del recupero della memoria storica del club. Allo stadio Fausto Coppi è andata in scena una giornata rigorosamente a tinte bianconere, con una mostra fotografica allestita in tribuna grazie alla collaborazione del comune di Tortona, con una raccolta di scatti storici arricchita da immagini più recenti raccolte dai tifosi in un'ideale prosecuzione del progetto, insieme ad una vera e propria banca della memoria del Dertona, con interviste audio e video a tifosi e giocatori. Sul terreno dei Coppi si sono poi esibite le vecchie glorie in una simbolica partita, bianchi contro neri, con tutta l'emozione di poter rivedere in campo, magari con qualche chilo in più, ma sicuramente ancora con la stessa capacità tecnica nei piedi, alcuni giocatori che hanno contribuito a scrivere pagine di storia per il Dertona Calcio, con l'apice raggiunto intorno agli anni 20, quando la squadra partecipò al massimo campionato nazionale, affrontando formazioni prestigiose come Juventus, Milan, Bologna, Udinese e Genoa.